Coronavirus. I giorni difficili sono ancora davanti a noi. Gli esperti asseriscono che ancora non si è raggiunto il picco di contagi del coronavirus qui al sud. Quattro comuni, Sala Consilina, Adena Lucana, Caggiano e Polla, blindati e messi in quarantena con l'ordinanza 18 della Regione Campania. I sindaci del territorio, che include Buccino, Contursi Terme, Palomonte e San Gregorio Magno, fanno appello al buonsenso e alla responsabilità dei cittadini affinché restino in casa, limitando le uscite allo stretto necessario per poter arginare il contagio. Qualche sindaco l'abbiamo incontrato di persona, altri in videochat. Nicola Parisi, sindaco di Buccino. La messa in quarantena dei comuni di Sala Consilina, Adena Lucana, Polla e Caggiano, attraverso l'ordinanza numero 18 della Regione Campania, fa sentire questo problema ancora più vicino a questo territorio e porta ad esortare a gran voce i cittadini a restare in casa e a uscire esclusivamente per i motivi importanti e necessari. Ma per intanto io, a nome mio, dell'amministrazione comunale, della comunità di Buccino, della popolazione di Buccino, voglio esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a queste comunità, ai loro sindaci ed amministratori, ai quali mi lega una forte amicizia. Mi pare altrettanto ovvio e scontato, sulla base dei ragionamenti, delle discussioni e delle riflessioni che sono state fatte nei giorni scorsi, che non essendoci ad oggi, a questo momento, un antidoto che possa contrastare questo virus, io lo chiamo invertebrato, l'unica arma che noi abbiamo è quello dell'isolamento. In ogni caso, questa è una bestia che cammina con le persone. Se le persone non camminano, questa bestia non cammina, ovviamente. Cosa sta facendo la sua amministrazione per venire incontro ai disagi dei cittadini in questo periodo molto molto delicato? Ma noi ci stiamo dibattendo rispetto a questo problema già da qualche settimana, precisamente dal 23 febbraio scorso. Nel frattempo abbiamo fatto doverosamente, ma non come amministrazione, come sindaco, come assessore o come consigliere, come cittadini del nostro paese, una serie di iniziative. E a tal proposito voglio ringraziare chi in questi giorni, in queste settimane, si è prodigato per lenire le sofferenze e i disagi della nostra cittadinanza. Ringraziamenti che poi si tramutano di fatto in un'azione concreta e reale sul territorio a favore delle famiglie, in particolare della popolazione più in generale. Innanzitutto i commercianti che hanno dato la loro disponibilità di portare a domicilio le derrate alimentari, i prodotti di prima necessità, i beni di prima necessità, ma anche la Croce Rossa italiana, con la quale abbiamo sottoscritto, stipulato un accordo, una convenzione con donne e uomini, con risorse e mezzi della Croce Rossa, la quale porta anche un anelito di speranza sicuramente, ma farmaci, anche qui beni di prima necessità, soprattutto a persone isolate, immunodepressi e che comunque hanno e soffrono di altre patologie. Ma questo significa anche un altro aspetto che mi corre l'obbligo e colgo l'occasione di sottolineare e precisare, perché attraverso questo coinvolgimento c'è anche il senso della comunità, traspare, si tramuta un paese, un agglomerato in un senso di appartenenza di una comunità che trova in questi momenti non difficili ma difficilissimi una sua unità. Questo è un segno molto ma molto positivo, molto bello, speranzoso e fiducioso, almeno per quanto mi riguarda, che questa difficile esperienza ai più, per dire a tutti quanti noi, non stava proprio nelle cose, nell'ordinarietà dei nostri tempi,
nessuno mai immaginava di affrontare una situazione del genere, giusto qualche mese fa, ma che in qualche modo mette in risalto come c'è una sostanziale fragilità umana. Un invertebrato, come dicevo prima, sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Questo fa capire come l'essere umano, l'uomo in quanto tale, è fragile su questa terra, su questo globo, su questo pianeta. Questo penso che possa essere un buon insegnamento per avere un momento di, come dire, di vicinanza, di solidarietà, di amicizia, quella più vera e quella più sincera che ci possa accomunare nei prossimi anni, nei prossimi decenni, nei prossimi secoli, così come io spero per tutti quanti noi. Un pensiero, Sindaco, in questo particolare e delicato momento va anche al comune di Inzago in Lombardia e alle città di Corinto in Grecia, di Oleiros in Spagna e di Ufaim in Germania, con cui la sua cittadina è gemellata. Ma questo sicuramente, peraltro, in questi anni una delle attività che ha caratterizzato l'amministrazione comunale, questa come le precedenti, sono le attività di gemellaggio nel segno dell'amicizia, della conoscenza, della fratellanza, a cui chiaramente va il nostro pensiero, ma peraltro l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha dichiarato che questa epidemia che sta attanagliando oramai da un mese tutta l'Italia e pandemia mondiale, quindi per cui tutta la nostra solidarietà, tutta la nostra vicinanza a queste popolazioni che peraltro soffrono anche loro così come stiamo soffrendo noi. Un particolare saluto anche agli amici e ai fratelli in nome di un'immagine nitida, sincera, corretta, qual è quella del professore Quintino Divona, che ha dato la vita per i suoi ideali, per salvare una comunità come quella di Inzago. Anche loro soffrono come noi, avevamo un appuntamento. Ad oggi non sappiamo se possiamo vederci, ma sicuramente se non possiamo vederci per il 22 maggio, sicuramente lo faremo più in là per gemellarci ancora di più nel nome del professore Divona tra queste due realtà, Buccino da un lato e Inzago dall'altro. E per l'occasione ovviamente saluto il sindaco e l'amministrazione comunale, così come tutta la comunità di Inzago, affinché il rapporto di amicizia che si è instaurato in base a questa eccelsa figura possa durare nel tempo senza scontare ovviamente nessun decadimento sotto l'aspetto morale e civile tra le nostre comunità. Avvocato Casciano, sindaco di Palomonte, parliamo della sua cittadina, Palomonte. Anche lì si sente il peso di questo problema. Salve, come voi, sono preoccupato, come voi sono angosciato, però sono ragionevole e determinato, come tutti dobbiamo essere e non possiamo permetterci il contrario. Sta girando in queste ore un video molto bello che ha postato il presidente della regione, quindi è facilmente accessibile da tutti, dove ci sono delle persone che raccontano dalla Cina come ce l'hanno fatta, perché è chiaro che da questo incubo si esce con la volontà, con la determinazione e quindi ubbidendo un po' alle regole, perché siamo un popolo che a volte di regole non tanto ne vogliamo intendere. Cosa si sta facendo nell'immediato? Cosa facciamo noi al Comune di Palomonte? Stiamo cercando di adeguarci rapidamente alle novità di tipo amministrativo, circolari che arrivano, il lavoro, la tutela dei dipendenti, le ultime misure per la tutela di tutti e della collettività. E però la cosa più bella è che abbiamo messo in moto la potente, ammirevole, incredibile macchina della solidarietà. Tutte le associazioni sono al lavoro,
per aiutare chi sta in difficoltà. Di questa cosa vado particolarmente orgoglioso, perché sono tutti quelli che erano all'opera al carnevale, che si sono riconvertiti in questa economia di guerra della solidarietà. Una volta tanto, una bella guerra. Detto questo, vi saluto e vedrete che ce la facciamo. Passiamo a Contursi Terme e ci colleghiamo con il primo cittadino Alfonso Forlenza. La messa in quarantena dei comuni di Sala Consilina, Atena Lucana, Polle e Caggiano ha creato maggiore apprensione nei comuni limitrofi, tra cui anche la sua Contursi Terme. Buonasera a tutti. È un momento davvero difficile per tutti quanti noi. Sono convinto che soltanto con grande senso di responsabilità da parte di tutti noi possiamo sconfiggere questo maledetto virus. L'ordinanza numero 18 della Regione Campania, che ha messo in quarantena 4 comuni vicino a noi, è la conferma che il pericolo contagio davanti alle nostre porte e alle nostre case. Quindi esorto tutti a non uscire di casa, se non per motivi di lavoro o per acquisti di genere di prima necessità. Mi raccomando, quando uscite da casa, munitevi di autocertificazione. E su questo, ed è giusto che sia così, ci sarà tolleranza zero. A Contursi Terme, così come negli altri comuni, i disagi per i cittadini ora sono tanti. Come si sta muovendo la sua amministrazione? L'amministrazione comunale di Contursi Terme è schierata in prima fila per qualsiasi esigenza della comunità e soprattutto per le fasce deboli, anziani ed ammalati. La Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana sono operativi H24 per i servizi a domicilio, a cui le attività commerciali hanno dato la loro piena disponibilità. Abbiamo comprato le mascherine per tutte le famiglie e la cui distribuzione inizierà domani alle ore 9.30. È programmata per domani sera, alla chiusura delle attività commerciali, la sanificazione di tutte le strade del paese, poi successivamente quella aerea. Il sottoscritto, unitamente a tutta l'amministrazione, danno la piena e totale disponibilità a tutta la comunità. In questo momento così difficile, la priorità è lavorare tutti insieme. Lo dobbiamo negli interessi di tutti, delle nostre famiglie, dei nostri figli e della nostra comunità. La situazione è oggettivamente grave, ma il problema lo si affronta con il buonsenso. Cosa vuole dire ai suoi cittadini e a tutti quelli di questo territorio? Cari concittadini, vi chiedo con il cuore di osservare tutte le prescrizioni e nell'interesse di ognuno di noi. Questa battaglia che stiamo combattendo non sarà di breve durata. Quindi, se non risolta questa pandemia, inevitabilmente ci saranno ricadute sull'economia nazionale e della nostra comunità, fortemente legata al turismo. Vi saluto con la convinzione che ce la faremo, ma solo con l'aiuto di tutti noi. Grazie. San Gregorio Magno è guidata dal sindaco Nicola Padula. Dottor Padula, il problema della quarantena dei 4 comuni del Vallo di Diano investe comunque tutto il territorio. L'ordinanza numero 18 del 15 marzo scorso, con la quale il governatore De Luca ha adottato misure più restrittive nei confronti dei comuni di Sala Consilina, Polla, Caggiano e Atena Lucana, ha incrementato notevolmente il livello di allarme, di preoccupazione e di ansia della popolazione di San Gregorio Magno. Anche per due ragioni sostanziali. Primo, perché trattasi di comuni che sono quasi limitrofi, sono molto vicini a San Gregorio Magno. La seconda ragione è data dal fatto che molti miei concittadini si recano, alcuni anche quotidianamente, nelle predette zone interdette per motivi di lavoro, per motivi commerciali. Quindi, ancor di più oggi, vale l'affermazione restate a casa, restiamo tutti a casa, usciamo solo quando ricorrono quelle ragioni di necessità, di urgenza, per motivi di salute, per lavoro, che sono codificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle varie ordinanze del Governatore De Luca. Solo così. Solo osservando strettamente queste regole e questi comportamenti possiamo uscirne al più presto e possiamo al più presto riprendere le relazioni sociali ed economiche. Quindi il mio appello è per ognuno di noi di dimostrare un grande senso civico di responsabilità e di coscienza individuale.
I disagi e le problematiche sono piombate addosso a tutti. Cosa sta facendo la sua amministrazione per i suoi cittadini? L'assessorato alle politiche sociali, in collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni operanti sul territorio, ha attivato un servizio di consegna a domicilio di generi e beni di prima necessità, quali farmaci, alimentari e tutto ciò che serve per soddisfare le esigenze quotidiane di ciascuno di noi. Il servizio ovviamente è attivato soprattutto nei confronti delle persone più anziane e in genere nei confronti delle persone che presentano patologie o situazioni tali da non consentire loro di spostarsi o di muoversi da sole. Colgo l'occasione altresì per ringraziare davvero tutti i volontari della Protezione Civile e tutte le associazioni del nostro territorio che in questo momento particolare per la storia del nostro paese, della nostra nazione, stanno dimostrando un grande senso di solidarietà, di disponibilità, di attaccamento alla propria gente. Grazie. Uno dei problemi principali del restare barricati in casa è l'approvvigionamento del cibo. Acquistare medicine salvavita o di media importanza, recarsi negli uffici per questioni improcrastinabili. A Buccino, così come in altri paesi, la Croce Rossa si è resa disponibile a consegnare a domicilio la spesa e i medicinali, venendo incontro anche ad altre eventuali esigenze. Alcuni supermercati si sono attivati per evitare questo tipo di disagi e offrono alla clientela la consegna gratis a domicilio. Pasquale Fernicola, titolare del punto vendita Despar a Buccino. Vogliamo rassicurare la clientela che non c'è penuria di merce? No, possiamo stare tranquilli, la merce sta arrivando tranquillamente, i clienti bene o male non stanno facendo quelle accaparate di roba e quindi riusciamo a gestire la situazione nel migliore dei modi. Devo ringraziare anche i clienti che stanno capendo la situazione, entrano 2-3 alla volta massimo, ci stiamo organizzando per questo problema e quindi per il momento è tutto a posto. Avete attivato anche un punto di sanificazione all'ingresso e all'uscita? Sì, sì. Abbiamo messo un punto di sanificazione all'ingresso, ieri abbiamo fatto la disinfezione di tutto il locale. Quindi sono state attivate tutte le direttive affinché il cliente possa venire in sicurezza? Il cliente viene messo nel migliore dei modi in sicurezza, può usufruire dei guanti, dei materiali igienizzanti, quindi siamo sicuri noi e sta sicuro il cliente. Per venire incontro a queste esigenze particolari avete attivato anche un servizio di consegna a domicilio? Sì, siamo stati promotori di questa spesa a domicilio. Per promuovere questa iniziativa abbiamo dato un ulteriore sconto del 5% a chi chiede la consegna a casa, gratuita e con sconto del 5%. Proprio per venire incontro alle esigenze della gente in questo momento particolare per tutti. Com'è stata la risposta di questo servizio? La risposta è stata positiva, ovviamente, perché la gente comunque ha paura, sta a casa, quindi mi telefonano, mi scrivono, poi ci pensiamo noi, ci pensiamo in qualche modo. Io e i miei collaboratori che volevo ringraziare pubblicamente per il lavoro che stanno facendo, per gli orari che stiamo sostenendo, perché stiamo comunque sostenendo degli orari pure difficili.